tutti gli uomini hanno lo spirito e ricercano il bene comune. Ragionamento fuorviante. Infatti, se tutti gli uomini hanno lo spirito, non tutti considerano come bene comune la stessa cosa. Confusione, dunque, contraddizione. Ehi, scopriamone alcune. Caso dei superliberisti economici. Tuttavia, gli spiriti avversi, distruttori della realtà, non sono solo nei partiti di sinistra. Qui ci sono solo quelli più attivi, quelli che, come gli eroi di un film di Hollywood, si credono di avere sempre ragione, perché sarebbero gli unici buoni al mondo. Altri spiriti avversi si trovano spesso nella categoria dei superliberisti capitalisti, che si può tradurre più correttamente in capitalisti menefreghisti. Troviamo un'interessante ricostruzione storica del loro modus operandi sempre nei commenti alla Confessione di Hitchens. Allora, innanzitutto già Peter Hitchens indicava che era avvenuta una immigrazione nel 1939. Poi, una persona nei commenti nel 2013 indicava: dimentica i 13 anni di Labour, il partito di sinistra inglese. L'immigrazione di massa incontrollata va avanti da oltre 40 anni, cioè dal 1973, ma c'è di più. Quest'altro commentatore, ora, dopo la confessione di Hitchens, che era un giornalista scrittore di sinistra, ora, dov'è una confessione paragonabile di un ex uomo d'affari avido che ha chiesto l'immigrazione di massa per ridurre il costo del lavoro? Quindi, gli spirito avversi superliberisti esistono. Spirito avversi perché sono disposti a distruggere le persone del suo paese per interessi egoistici personali. Ma c'è di più. Quest'altro commentatore fa una ricostruzione storica più ampia. È sempre la sua opinione. Le prime grandi ondate di immigrati stranieri della seconda metà del XX secolo si sono verificate sotto gli auspici di una serie di governi conservatori negli anni 50 e all'inizio degli anni 60. A quel tempo nel Regno Unito c'era una carenza di manodopera e le aziende chiedevano a gran voce nuovi dipendenti. Enoch Powell, quando era ministro della Sanità, inviò ondate di reclutatori in Giamaica per tentare le persone a venire in Gran Bretagna e lavorare. Poi, negli anni successivi a loro, il più delle volte abbiamo avuto governi conservatori responsabili della nostra politica sull'immigrazione. Quindi anche i conservatori erano in combutta con i super liberisti capitalisti. Poi aggiungo un'altra osservazione. La maggior parte dell'immigrazione che abbiamo visto negli ultimi anni, intorno al 2013, poco prima, è stata il risultato della nostra appartenenza all'UE, all'Unione Europea. E qui la spiega. Ed è stato ovviamente un governo conservatore, ansioso di espandere i nostri mercati di esportazione e di accaparrarsi alcuni lucrosi sussidi dell'UE, che ci hanno firmato per quel trattato. Firmato nel senso accordato, collegati a quel trattato europeo. E qui la conclusione. Quindi la nostra politica sull'immigrazione non è stata guidata da qualche complotto marxista. È stata guidata dai conservatori, che agiscono come strumenti del capitalismo alla ricerca di fonti di lavoro sempre più economiche. Probabilmente è un commentatore di sinistra che ci rivela, però, lo spirito avverso dei capitalisti superliberisti.
Tuttavia, questi spirito avversi superliberisti sono più semplici e materiali di quelli appartenenti ai partiti di sinistra. Questi imprenditori usano il piccolo potere che hanno per distruggere gli altri per il proprio piccolo beneficio materiale e perciò ne sono pure freddamente consapevoli. Si possono paragonare spiritualmente a dei ladruncoli patetici, non certo per i danni che provocano. Invece, gli spirito avversi ideologici che agiscono nei partiti di sinistra, attualmente, una volta 100 anni fa erano nei partiti di destra, intendono complessivamente distruggere il mondo intero, coinvolgendo quante più persone credulone possibili, attraverso i movimenti di idee, politiche e culturali. Questi si possono paragonare spiritualmente a dei signori della guerra. Insomma, concludendo questo mini punto, il falegname di Nazareth diceva: «I figli di questo mondo, infatti, sono più scaltri dei figli della luce». Gli spirito avversi, sia politici sia superliberisti, i figli di questo mondo, sono intimamente incapaci di convivere con la realtà. Devono dedicare la vita a distruggere qualcosa. Chiaramente qualcosa di cattivo secondo loro, dato che si considerano i buoni del pianeta. Perfino i supercapitalisti coprono i loro effetti negativi sui popoli utilizzando la giustificazione del darwinismo sociale che migliorerebbe il mondo sul lungo periodo. Al contrario, gli spirito neutri e gli spirito armonici, i figli della luce, poiché tendono ad accettare la situazione della realtà, tendono pure ad obbedire, ad adeguarsi ai cambiamenti decisi dall'alto dagli spirito avversi quando sono al potere. Anche perché gli spirito neutri e gli spirito armonici, in questo mondo senza Dio anche per colpa loro, non sono più in grado di giudicare le decisioni delle autorità con la giustizia assoluta. Perché non ce l'hanno più in testa la giustizia assoluta. Hanno in testa solo la giustizia, le cose belle, buone e giuste, che gli dicono loro, gli spiriti avversi al potere. Dormentati. Creduloni. Conclusione del primo capitolo dell'indagine. Il peccato esiste. Insomma, come si ricava da questi piccoli esempi? Inganno, furto, omicidio. La Bibbia traduce il tutto con la parola peccato. E gli spiriti avversi lo intuiscono di essere peccatori rispetto alla maggioranza. Ed è per questo motivo che gli spiriti avversi tollerano tutte le religioni, eccetto il cristianesimo. Ed è per lo stesso motivo che appena incontrano una persona che non la pensa come loro, subito non vogliono ascoltarla e cercano di non udirla accusandola di essere incivile, razzista, retrograda, ossia peccatrice, secondo i loro valori. Perché in realtà le critiche ricordano loro quello che intuiscono intimamente di essere. Semplicemente dei distruttori. Persone che stanno sbagliando. E allora tentano di rovesciare sugli altri quello che percepiscono di essere. No, non sono io che sbaglio, sei tu che sbagli. Non sono io che faccio male, sei tu che fai male. Perché per loro non essere considerati come i buoni
è la fine del mondo. Per loro significa automaticamente essere considerati come i cattivi. E questo non lo tollerano, perché sono agli estremi e concepiscono tutto in maniera estrema ed estremista. Sono manichei, dualisti, dicotomici, farisei, catari. Se io non sono qui, allora sono tutto dall'altra parte. Non concepiscono posizioni intermedie, equilibrate, neutre. O bianco o nero, o bene o male. Se il bene non sta qui, allora sta dall'altra parte. Se io non sto dalla parte del bene, allora sto dalla parte del male. Mamma mia, calma. Le varie argomentazioni del peccato dell'uomo vengono comunemente associate alle azioni contro Dio. Ma è un errore. Il peccato dell'uomo è soprattutto verso gli altri uomini, come rivelato anche da tutte le legislazioni degli stati laici, che prevedono la punizione del furto, dell'inganno, dell'omicidio, esattamente come nel Decalogo biblico, il quale probabilmente fa riferimento a legislazioni precedenti. Tra l'altro, il Decalogo della Bibbia, per di più, assegna solo 3 peccati verso Dio e ben 7 verso gli uomini. E oltre al Decalogo, per esempio, nel libro del profeta Isaia della Bibbia è scritto: «Guai a coloro che assolvono per regali un colpevole e privano del suo diritto l'innocente». Dunque, secondo la Bibbia, il peccato riguarda soprattutto quello commesso contro gli uomini, specie contro i deboli. Oggi, per quelli del popolo, sarebbe conveniente definirla con l'ideologia dell'inesistenza del peccato. Con questa ci guadagnano solo gli spiriti avversi per le loro attività contro il popolo. Dunque, agire contro gli altri uomini fa parte delle possibilità umane. Possibilità, tra l'altro, continuamente ripresentata, ad esempio, dai TG, con le loro notizie su corruzioni di politici, ossia inganno e furto, e fatti di cronaca nera, ossia omicidi. Visto? Nella nona parte continua l'indagine sull'attualità del peccato e inizia il secondo capitolo. Giudicare le autorità non è per tutti. Ci sentiamo, indagatore. E indagatore, qua c'è il prossimo video.